Ultima edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. Il presidente Maurizio Zapparini parla della sua scelta di richiamare Gasperini sulla panchina del Palermo. Se è l'uomo giusto, l'ho chiamato proprio per questo, dice Zapparini. Torna con la voglia di salvare la squadra. Lottiamo insieme, speriamo di riuscirci. A margine, Zapparini ha anche dedicato un pensiero al presidente del Cagliari Cellino. Questa è la vetrina dell'Italia giustizialista senza buonsenso. È qualcosa di grave. Cellino è vittima di sistema. Notiziario Palermo Calcio, la squadra si allena a Novara in vista della gara di domenica alle 12.30 contro il Torino allo Stadio Olimpico. Non sono escluse delle novità nelle battute iniziali del Gasperini bis. In occasione appunto della gara contro il Granata, il neoallenatore rosanero potrebbe modificare il profilo del centrocampo privilegiando giocatori di qualità. Forlin in prima fila rispetto alla cerniera composta solo da interditori. In avanti spazio a tre giocatori offensivi. Il tecnico piemontese potrebbe affidarsi ad un trequartista e due punte o seguire il vecchio copione con due trequartisti ed un solo terminale offensivo. Fabrizio Miccoli, con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Palermo, ringrazia Diego Armando Maradona per le parole dedicategli ieri. Mi hanno veramente emozionato le belle parole che Maradona ha speso nei miei confronti, ha detto il Romario dal Salento. Non ho mai nascosto che lo considero il più grande calciatore di tutti i tempi, un modello assoluto di cui ho la massima stima. Farò di tutto per mettermi in contatto con lui quanto prima per organizzare un incontro e restituirgli finalmente il suo orecchino. In queste settimane si è parlato anche di un allontanamento di Giampiero Gasperini anche per dei problemi con lo spogliatoio. A spezzare le voci ci pensa però lo stesso tecnico del Palermo, che dice: sono voci gratuite, non è vero che avevamo un brutto rapporto con lo spogliatoio. Ho sentito tante cose in queste tre settimane e sono rimasto zitto. Ora ripartiamo dalle prestazioni. Quelle ci sono sempre state. Io comunque credo alla salvezza. Il centrocampista del Palermo, Massimo Donati, parla del periodo di forma della squadra rosanero. La salvezza, se dovessimo retrocedere, sarebbe un'umiliazione anche a livello personale, ha detto. Sappiamo quanto sia difficile, ma vi assicuro che ci crediamo tutti. Dopo il brutto tempo, c'è sempre il sereno. Per tutte le altre notizie, stadinews.it.